Ciao a tutte, sono tornata finalmente a registrare video nella mia postazione incasinata della cucina, ma oggi si parla di terminati casa, ho terminati casa, terminati beauty, terminati make-up, terminati d'oltresole, ne ho tantissimi, e quindi andiamo con ordine. Oggi facciamo separati da tutti gli altri i terminati casa, ho lo scortone dove metterli e partiamo. Allora, partiamo con i detersivi per la lavatrice. Ho terminato, mi sembra due, aspettate che controllo se è lo stesso, sì, due confezioni, è da tanto che non registri terminati, quindi ho tanta tanta roba anche doppia, quindi adesso vi faccio vedere man mano. Bioform Plus, questo lo utilizzo quando ho bisogno di fare delle lavatrici dove dentro ci sia anche un pochino di igienizzante. Mi trovo bene, ha un buon prezzo, ha un profumo buonissimo di bergamotto, se ricordo bene, sì. Contiene anche oltre profumo l'olio essenziale proprio di bergamotto. È dermatologicamente testato ed è un detersivo per la lavatrice con in più l'aggiunta di igienizzante. La uso per le lenzuola, lo uso per gli asciugamani, gli accappatoi, lo uso per le cose da lavoro, lo uso un po' per tutto, se devo essere sincera. Mi trovo molto bene. Adesso ne sto utilizzando uno che mi piace tantissimo della COP, però prima di usare quello di COP ho preso questi due detersivi, devo dire che non mi sono trovata male, però niente di che da dire, correre a ricomprarli, ecco, però insomma ogni tanto si possono utilizzare. Questi qui della Scala, questo è lavatrice igienizzante salvacolore, extra profumo, 37 lavaggi. Questa è la stessa cosa, però è questo è igienizzante salvacolori. Questo è igienizzante elimina odori. Questo lo utilizzo più che altro per le cose da lavoro, tipo per esempio questa maglietta che avevo stamattina oggi al lavoro. Non è che faccia odore del sudore, io non ho una sudorazione pesante, però sto in ambienti dove viene fritto il ragù, dove viene magari cotto, va bene, magari a volte abbiamo anche il pesce, quindi fa odore da alimento proprio. Oppure anche quando cuociamo col forno le torte si impregna proprio di odore, quindi io per a volte faccio fare un ciclo ai miei vestiti con questi detersivi antiodore, insomma. Poi sempre per rimanere in tema detersivi, detersivo a mano, questo qui di Conad. Allora, io non vado mai alla Conad, però questo qui l'ho preso in vacanza, se mi ricordo bene, sì, alla Conad, perché volevo lavare i costumi e insomma avevo la necessità di lavare alcune cose a mano, oppure non a mano ma in lavatrice, volevo un contenitore piccolo, l'ho preso a caso e devo dire che mi è piaciuto molto. Il detersivo di questa marca Conad mi è piaciuto. Questa azione rapida, 20 lavaggi, mi è piaciuta la profumazione, ne basta poco e l'ho terminato in lavatrice, anche se non sarebbe un detersivo da lavatrice. Sempre per quanto riguarda i panni da lavare, ho terminato il Fabuloso al cocco e fiori bianchi, l'odore mi è piaciuto, però non trovo che gli addormenti della Fabuloso facciano così profumo dopo. Cioè, quando apriti la lavatrice, sì, però non mi sembra che persistano chissà quanto tempo dopo il lavaggio, però mentre li stendi per un giorno almeno questo odore è molto buono, mi è piaciuto molto, ma purtroppo non è che duri chissà quanto. 25 lavaggi, 15 settimane di profumo, lo dicono loro, secondo me no, anche no. Quelli invece che persistono di più, invece del Famuloso, secondo me sono questi due di Lenor. Ho visto la pubblicità di questo qui, anche oggi in televisione. Li ho comprati entrambi, catturata dalle descrizioni sui packaging. Qui dice per esempio Lenor morbidente Elixir, tutti e due i tipi sono uguali. Numero 1 e numero 2. Il numero 1 è ispirato a bergamotto e aloe vera. E invece questo qui arancione è ispirato scorza d'arancia e bersamarina. Allora, con entrambi fate 25 lavaggi, ha un profumo di lunga durata abbastanza buono, è vero, con un tocco di oli essenziali con morbidezza di origine vegetale. Allora, tra i due preferisco di gran lunga questo verde come profumazione, anche se io amo le profumazioni agrumate, aranciate, di agrumi appunto, però questo qui mi è piaciuto molto di più. Io amo il bergamotto, l'aloe non lo percepisco più di tanto, mi sembra, assomiglia leggermente, anche un bel po' anzi, alla morbidente coccolino, quello nella confezione piccola,
Passione fucsia. Se lo conoscete, questo è un po' più aspro, però per il resto un po' meno dolciastro dell'altro, ma veramente, veramente buono. Poi, per quello che riguarda sempre il lavare, ma questa volta il lavastoviglie, ho terminato due prodotti. Questo qui che non ricomprerò più. Bioform Plus gel lavastoviglie igienizzante, perché ormai io mi sono innamorata follemente delle capsule della Fair, e quindi ricomprerò questo o Fair. Costano poco, lavano abbastanza bene, ma sul mio tipo di lavastoviglie, da quando l'ho cambiata che non ho più una Rex, ora una Bosch, ho dei problemi con il risciacquo, ho dei problemi con le stoviglie, non vengono belle pulite. L'unico che mi dà una sensazione di pulizia e con cui mi trovo bene sono le Fair. Costano uno sproposito, ma sono veramente eccellenti. Questo è proprio quel caso in cui dici spendo di più, ma risparmierò da un'altra parte, perché mi piacciono moltissimo. Fair Original All in One, efficace anche sul grasso incrostato, con profumo di limone, qui mi piace anche il profumo. Ci sono 31 caps, non ricordo i prezzi di tutte queste cose, perdonatemi. E qua dice numero 1, azione pulente numero 1, nuovo, qui dice nuovo, c'è anche un'altra, quel platinum mi sembra, non so, questo è quello Original. Ne ho altri due pacchi, uno enorme e uno un po' più piccolo, lo vedrete nei prossimi terminati. E devo dire che mi è piaciuto molto. Poi, per quanto riguarda la pulizia del bagno, della cucina, ho terminato questo qui, Ace sgrassatore igienizzante senza candeggina, fresco pulito, anche per superficie a contatto con gli alimenti, rimuove germi e batteri, nuova formula super sgrassante maxi formato da 800 ml. Mi è piaciuta, è in mousse. L'ho terminata ieri sera per lavare il bagno. Io credo che sia anche, è senza candeggina, ma lo trovo anche abbastanza sbiancante, non lascia eloni, non lascia zone opache dei sanitari. Mi è piaciuto molto. Adesso ne sto testando vari, sto usando il Charles de Clair, quello igienizzante, ne ho vari per le mani, ecco, diciamo. E questo qua, dato che senza candeggina igienizzante, ma anche uno sgrassatore, a volte io lo spruzzo anche all'interno della lavatrice. Quando ho dei capi particolarmente uso per provare a smacchiarli. Ultimi tre prodotti che vi voglio fare vedere sono, vado veloce ragazzi perché se non voglio annoiarvi, rotoloni Regina. Allora, questi qui sono quelli, se mi ricordo bene, con lo strappo, non mi ricordo se sono questi, no, forse no. Vabbè, rotoloni Regina non c'è neanche da dire, sono buoni, super resistenti e abbastanza economici. Sembrano cari, ma in realtà, se andate a vedere quanto ne fate e quanto fate con una confezione, sicuramente asciugano molto bene, non si rompono, ne usate meno, sono convenienti secondo me. Poi parliamo degli ultimi due prodotti, che sono i panni pavimenti Ground e i panni pavimenti e i panni pavimenti e i panni igienizzanti. Allora, per quanto riguarda questi qui, che si chiamano Brown SOS Igiene, 16 panni detergenti in tessuto biodegradabile, no, biodisgregante, alta qualità certificata, eco, tessuto senza plastica, appunto igienizzante, rimuove germi e batteri. Qui mostra che potete utilizzarlo in autobus per la maniglia, sapete dove vi appendete, per la tastiera di computer, per il carrello della spesa, per i sanitari. Io questi li utilizzo per pulire il vasino di Angelica. Angelica ormai ha 7 anni, ma capita quando fa fatica ad andare di corpo che utilizzi il vasino, perché si mette lì, guarda la TV, lo porta in salotto e si rilassa e lo usa. Quando capita, le poche volte che lo uso, io piuttosto che sporcare la spugna, dargli giù, becco la carta igienica, ma piuttosto che sporcare la spugna, utilizzo uno di questi. Oppure se sono proprio distravolata e ho bisogno di igienizzare al volo, o io queste qui esistono anche nella versione, non ce le ho qua da farvi vedere, per il water, e le utilizzo appunto per pulirlo quando sono fuori casa. È una confezione che è fatta tipo così, un po' più lunga, la trovate sempre da Tigotà, e mi piacciono moltissimo sia quelle che queste, perché hanno un tessuto bello grosso spesso, nonostante sia comunque un prodotto biodisgregante, e ne consumate la metà rispetto a Bref, Lysoform, varie marche, che li tirate su sono una velina, questi sono belli grossi, ne usate un terzo, non la metà, proprio un terzo. Prodotto che non mi è piaciuto, ma non perché non sia buono questo della Braun, ma proprio perché non ne trovo un senso nell'utilizzo di queste cose qua. Ho provato che quelli della Swiffer, ma non mi sono piaciuti.
pavimento, fanno il pavimento effetto igienizzante, doppia superficie pulente senza risciacquo. L'unica cosa che secondo me è profumato l'eucalipto, 12 panni, perfetti, grossi, puliscono, lasciano gli aloni nei pavimenti, tipo il grasso porcellanato, ma al di là di quello, credo che non si riesca a pulire bene un pavimento con i panni, cioè proprio per quello mi piace proprio la filosofia del prodotto. Io l'ho comprato perché a volte mi capita di pulire delle superfici che non voglio sporcare il mio mocio. Magari esempio il balcone dove ci sono 380 miliardi cacche di piccione, non voglio contaminare il mio secchio, il mio uocio, e a volte uso questi comunque per intenderci, insomma, i vari che dicono questi. Sportone terminato, ora lo vado subito a buttare nella plastica perché lunedì prossimo vengono a prenderlo. Ho qui davanti a me una marea di terminati beauty che vi farò vedere. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace la tipologia del video terminati casa e ve lo condivido subito. Oggi è mercoledì, giovedì 27 luglio. Spero di avere tempo di registrarvelo subito. Scusate se mi vedete sempre un po' vestita da lavoro, un po' sempre di corsa, ma se non registro così, non registro più. Quindi. Ci vediamo domani, dopodomani, insomma, adesso vediamo quando riesco a pubblicarlo con i terminati beauty.